Buonasera da Fabio Pasini, benvenuti al TG Nord. La Lombardia è la prima regione italiana a mettere a disposizione della Corte dei Conti l'accesso informatico al sistema di contabilità regionale ai fini del giudizio di parificazione. Alla presentazione di questa iniziativa della Regione Lombardia abbiamo intervistato il Presidente Roberto Maroni su diversi temi, sia legati a questo evento sia alle questioni interne alla Lega Nord. Servizio. Con questo protocollo cosa cambia per l'amministrazione della Regione Lombardia e l'attività della Corte dei Conti? Siamo primi in Italia a firmare questo protocollo tra Regione e Corte dei Conti. Mettiamo a disposizione del giudice contabile non solo i dati della Regione Lombardia, ma tutti i processi attraverso l'accesso al sistema informativo della Regione. È un atto di leale collaborazione che svela le vicende interne della Regione alla Corte dei Conti, perché io voglio fare della trasparenza il metodo di lavoro di tutti i processi all'interno della Regione. È, ripeto, la prima applicazione in Italia, facciamo scuola e faremo scuola anche in questo, ed è un investimento sulla trasparenza e sulla onestà nei comportamenti della Regione e della politica, ed è una cosa assolutamente importante. Anche nella legge dei costi e costi della politica si fa riferimento alla Corte dei Conti per il rendiconto dell'esercizio di ogni gruppo, no? Sì, ma dobbiamo abituarci a questo, dobbiamo abituarci a non temere i controlli, dobbiamo abituarci a non temere i controlli rigorosi e indipendenti come quello della Corte dei Conti, e dobbiamo attrezzarci perché i nostri comportamenti siano a prova di qualunque controllo, ed è un investimento importante che io sto facendo e che la politica in genere deve fare, perché se vuole riconquistare la fiducia dei cittadini. Ecco, a proposito di costi della politica, oggi si discute delle riduzioni delle spese del Consiglio per quanto riguarda la Giunta? Abbiamo già fatto, nella prima riunione di Giunta abbiamo tagliato i costi di gestione della Giunta, abbiamo tagliato le auto blu, gli assessori vengono al lavoro con i mezzi propri, abbiamo calcolato che il risparmio nella legislatura nei 5 anni sarà di 10 milioni di euro, solo per i costi indotti e indiretti di gestione della Giunta. Quindi nella prima riunione abbiamo già fatto quello che doveva essere fatto. Oggi il Consiglio discute e mi auguro che approvi una legge che è, come ho visto, una legge che riduce di molto i costi. Ecco, con questa nuova legge, se passa questo testo, passerà questo testo immagino, il Presidente, cioè lei, guadagnerà la metà di un alto dirigente come il Segretario Generale della Regione, le sembra giusto? Sono abituato, da Ministro dell'Interno mi succedeva la stessa cosa, da Ministro dell'Interno guadagnavo 2.200 euro al mese per 12 mensilità, e ovviamente non dico il Capo della Polizia perché è giusto, ma qualunque dirigente medio-alto del Ministero dell'Interno guadagnava più del ministro. C'è chi dice ma non conviene, io dico a me non importa, non interessa, a me va bene così, perché io faccio politica e svolgo questa attività non per guadagnare o per diventare ricco, ma per altri scopi, quindi non ho nessunissimo problema anche a ridurre ulteriormente, e penso che chiunque fa politica deve farlo con spirito di sacrificio, sapendo che se vuole diventare ricco onestamente deve fare un'altra attività. Ma non si dovrebbero ridurre anche un po' gli stipendi dei dirigenti della Regione? Ci sono dei contratti, non è che possiamo decidere noi di tagliare gli stipendi, ci metteremo mano anche a questo per ridurre i costi complessivi di gestione, però ci sono i lavoratori dipendenti che sono tutelati dai contratti personali, individuali e collettivi, che non possono essere violati. Noi sì possiamo autoridurceli le retribuzioni, cosa che abbiamo fatto. Diciamo che abbiamo cominciato a dare l'esempio, ma da qui in avanti proseguiremo su questa strada. Il segretario, sembra che si sia aperto in Lega un processo a Bossi, e la vede così? Questo l'avete scritto voi. Domenica abbiamo fatto un'altra cosa noi. Abbiamo deciso, primo, di tirare una riga, nel senso che si riparte a discutere di cose concrete e non di menate. Secondo, parte un processo di discussione interna e di dibattito interno finalizzato a individuare concretamente le cose da fare in attuazione del programma, del progetto politico del congresso, prima il Nord,
e si svolge attraverso assemblee provinciali, assemblee nazionali e un'assemblea federale che ho già convocato 21 e 22 settembre a Venezia, 20 anni dopo quella fatta nello stesso luogo, 1993. Terzo, abbiamo detto che siamo stufi di queste menate interne, le interviste gli uni contro gli altri, per cui mi è stato chiesto da tutti di fare il segretario, di farlo in modo anche più cattivo di quanto l'ho fatto finora, nel senso che io sono il segretario federale, c'è una linea politica, chi non è d'accordo si può accomodare fuori, il mondo è grande. E quindi questa è la decisione che è stata presa. Dopodiché io ho chiesto di sapere quelli che non sono venuti perché non sono venuti. Ma le ha raccolte queste giustificazioni? Le stiamo raccogliendo, sì. Le stiamo raccogliendo le giustificazioni. Le stiamo raccogliendo. Questi sono i contenuti. Poi capisco che a voi piace di più il contorno. A me piace il piatto forte, la carne, la portata principale. Voi vi accontentate del contorno e enfatizzate il contorno. Io preferisco il piatto forte. Il piatto forte è che domenica c'è stata una svolta, che basta con queste menate. Io farò il segretario come deve essere fatto il segretario, soprattutto in momenti come questi. Basta piangersi addosso, non c'è motivo. Ripartiamo con le iniziative che ho preso. Quindi non teme che ci possano essere riunioni di bossiani? Ma non me ne frega niente, la linea è questa. Io sono segretario, c'è la linea politica, i leghisti fanno così. Chi non è d'accordo... Il mondo è grande. Senta, però, segretario, non è un'invenzione giornalistica che alcuni dirigenti abbiano chiesto che Bossi vada fuori dal movimento? C'è stato un dibattito all'interno della riunione, perché io ho fatto la premessa: qui ci possiamo dire tutto, è una zona franca, chiunque può dire quello che vuole. Dopodiché io prenderò le decisioni e alla fine è andata così, quindi il dibattito ci sta. Le decisioni prese le ho prese io come segretario federale. E le decisioni che ho preso sono quelle lì. Le altre sono proposte, idee, ma non sono le decisioni che io ho preso. Lei la vede come possibile? Non mi interessa, la questione oggi non è quella. La questione è che noi vogliamo ripartire, siamo ripartiti domenica sul terreno dei contenuti, ma anche sul terreno del movimentismo. Ho chiesto ai segretari nazionali di investire di più sul movimento, non sul partito, ma sul movimento, prendendo iniziative anche che aiutino noi, che siamo la Lega di Governo, a governare meglio, facendo la coscienza critica della Lega di Governo, perché noi siamo naturalmente, oggettivamente portati a cercare il compromesso, la soluzione condivisa.